Oggi andiamo a vedere questa antenna MLA30 Plus, che praticamente è una loop preamplificata. Facciamo l'unboxing e vediamo cosa c'è dentro la confezione. Vi ricordo che questa antenna io l'ho presa su Amazon, quindi se a qualcuno fosse interessato vi lascio il link in descrizione. Nella confezione c'è tutto quello che serve. Come potete vedere c'è preamplificatore, la circuiteria del loop, il cavo con connettori SMA di 10 metri, lungo 10 metri, quindi un bel cavo. Insieme al preamplificatore viene dato anche un altro cavetto, sempre con connettore SMA, un cavetto USB per alimentarlo a 5 volt. Poi su internet ci sono numerose modifiche da fare perché, come tutti sanno, questi caricabatterie USB cinesi introducono del rumore nelle nostre radio e nel mio caso, che proverò fra poco, nell'SDR. Però posso già anticiparvi che con questa LMA 30 Plus, a differenza del 30, dovrebbero aver risolto un po' le cose. Questo piccolo kit di montaggio abbiamo tutto quello che serve per costruire la nostra loop preamplificata. Il montaggio è molto semplice e ora vi fa vedere come l'ho assemblata. Intanto vi lascio scorrere delle foto prese direttamente da Amazon per farvi capire più o meno come è stata realizzata questa antenna. L'antenna loop io l'ho montata così. Basta un tubo in PVC che si trova dall'abrico per tenerla un po' in ordine. E per tenere il cavetto d'acciaio sospeso, diciamo. E qui dalle parti ci sono due viti a farfalla per far sì che il loop si possa stringere al circuito dell'antenna. E che dire? Su Amazon si trova a circa 45-49 € spedita. E secondo me, anche se è un'antenna cinese, ma per 49 € non si trova nulla che ha una resa così. Lassù potete fermarla come ho fatto io, con un seghetto fate un incavo. Praticamente sta su da sé. 5 minuti per montarla è fatta. Qui c'è il cavo che entra direttamente dentro lo scatolotto e arriva direttamente al preamplificatore. Questo va all'antenna, come vi dicevo. Questo va all'antenna e questo va alla radio. Su questa antenna è solo per ricezione, diciamo. Però scommetto che vi divertirete. La nostra prima configurazione per il primo test di questa antenna loop preamplificata è con un SDR Play RSP1A. Come vedete, alimento il suo preamplificatore della nostra MLA 30 Plus con un semplice cavetto USB. Questo va direttamente al nostro SDR e questo va direttamente alla nostra antenna. E vediamo come si comporta con il programma SDR Play. Avviamo il nostro SDR1 e avviamo l'SDR. Come già si può vedere, si ha già una buona ricezione di segnale. Thank you.
فالذين لا يؤمنون und auch die Kinder kannten. وتنهب البيوت وتفتح النساء. الآيتان الأولى والثانية. هذه هي معركة هرمجدون. لكن facciamo un po' di prove di ricezione sulle varie bande e guardiamo un po' come si comporta. Ovviamente non ho messo nessun filtro all'ingresso, l'antenna è diretta al nostro SDR. Adesso proviamo un po' tutte le bande e vedere un po' come si comporta. Per ora i risultati sono molto soddisfacenti, tenendo conto che questa è un'antenna da 40 euro cinese messa sul balcone, quindi per ora sono molto molto soddisfatto. Fox 5 Victor India Yankee. Sì. I segnali sono belli, belli forti, c'è anche poco rumore. Si vede hanno migliorato rispetto alla 30 normale, alla 30 Plus, hanno migliorato un po' le cose, perché leggevo su internet che la 30 normale soffriva di parecchio rumore. Ora con questo SDR1, che è l'RSP1A, qui si sente veramente, si riceve un parecchio segnale. Bon, tu peux le laisser comme ça, mais c'est marrant parce qu'il donne ce coup de pied là, t'as, dès que... Beh, direi che come prova veloce sono molto soddisfatto. Ora la sto provando così un po' su tutte le bande, un po' veloce, ma per ora ne sono molto soddisfatto. Ci sono parecchi segnali anche molto interessanti. Il governo e del popolo cinese Jinping ha espresso profondo cordoglio.
Il 6 luglio il portavoce del Ministero degli Affari Beh, uno ci si può divertire parecchio. Bene. Adesso volevo provarlo sul Xiaogu G-Shock per vedere un po' come si comportava anche con altre radio. Ma già così sono molto soddisfatto. E questa è la configurazione per provare questa antenna con lo Xiaogu G-Shock o Soch, come che si pronuncia. È possibile usare un mouse, non so se riuscite a vederlo, ma io posso cambiare prettamente la frequenza con la rotellina del mouse oppure con la classica manopola del radio, però ve ne parlerò indipendentemente in un altro video. Oggi è soltanto la prova di questa antenna loop MLA30 Plus. Bene, iniziamo le prove sulle solite bande più o meno, perché questa antenna va dai 500 kHz fino ai 30 MHz, quindi dovrebbe coprire tutta la banda HF. Anche qui facciamo un po' la panoramica di ciò che riesce a ricevere. C'è da dire anche che è da pochi giorni che ho in mano i G-Shock, quindi ci ho da perdere anche un po' la mano. Però,
Come risultati non è malvagia. Per il costo che ha, sono cinquantina di euro spedita da Amazon. Qui un po' di stazioni si riceve. Spero che il video vi sia piaciuto e questa mini recensione barra test vi torni utile. E se volete iscrivetevi al canale. Per qualsiasi domanda o dubbio scrivetemelo pure nei commenti. Io ho cercato di farvi una panoramica su questa antenna senza pretese. Vi ho fatto vedere un po' su tutte le bande come si comporta sia con una radio sia con l'SDR al computer, anche se la mia radio Xiegu è considerata un SDR, però vabbè. Comunque l'abbinata MLA30 Plus e un RSP1A è un'accoppiata vincente. Vi divertirete tanto. Un saluto a tutti.